Buongiorno e benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Eccoci qua, se non crolla tutto. Dunque, sono giorni frenetici, infatti io sto per scappare, ma diciamo che la mia frenesia, tra virgolette, è una frenesia molto bella perché i miei giorni sono pieni di cose da fare in famiglia, con la famiglia. Una famiglia molto allargata, come vedrai in questo vlog, perché noi non siamo solo legati alla famiglia del nostro stesso sangue, noi abbiamo una famiglia ancora più grande, ma non ti voglio già qualcosa, se mi segui da tempo la sai, se sei nuovo, dato che ci sono molti nuovi, grazie per essere arrivati qui, grazie Filippo, Filippo del canale Mr. Life and Home. Ha, diciamo, iniziato un suo video riprendendo un pezzo del mio video dicendo che passa delle ore molto serene in nostra compagnia e che secondo lui è giusto che veniamo conosciuti. E ha chiesto a tutte le persone che lo seguono, che non sono poche, di venire a trovarci. Alcuni di loro sono venuti a trovarci, grazie per tutti coloro che sono passati, per coloro che hanno scritto, per coloro che si sono raccontati. Spero lo continuerete a fare. Lo spero sia io, ma lo spera anche Daniele, che in questo momento non c'è perché lui ha iniziato a lavorare, a fare l'orario non stop. E non prima del 24 penso riusciremo a vederci con calma. Però il 24 pomeriggio, perché anche il 24 lavorerà. Però ringraziamo sempre Dio perché dobbiamo sentirci fortunati se lavoriamo. Quindi grazie, grazie a chiunque è arrivato e a chi c'è da sempre e continua a sostenerci oltre che a seguirci. Oggi è una giornata molto bella. Prima di andare a fare ciò che faremo insieme, perché vi porterò con me, passeremo un po' di tempo con la mamma, inizialmente stamattina a fare una cosa un po' particolare che per noi inizia proprio il clima del Natale. Mi sono comprata, perché sono una patita di bracciali, questo bracciale. 4 euro, ragazzi. E c'è scritto, ecco come si vede adesso. C'è il riflesso. Vivi, ridi e ama. Perché c'erano tante frasi. Ce n'era una che mi era troppo simpatica e diceva: questa volta farò la brava, una cosa del genere. Oggi farò la brava. Però mio marito, appena l'ha visto questa scritta, ha detto: questa scritta parla di te. Perché proprio ti descrive, no? Ti descrive, parla proprio di te, prenditelo. Me lo sono preso. Accanto al Vivi c'è un. Si vede perché è incastrato. Ah, ok, forse no, non si vede più. Ah, vabbè, poi te lo faccio vedere indossato, va. Perché accanto a Vivi c'è un quadrifoglio, accanto a Ridi c'è lo smile, accanto a Ama c'è un cuore. È qualcosa di troppo carino. Vabbè. Anche se già mi sono resa conto dopo, un cuore c'è. Cioè, ho già questo cuore che per me è il cuore della vita. Aspetta. Metti a fuoco questo coso, che carino da vedere. Ecco qua. Non si vede che col cuore è nella parte di dietro. Ora come lo tiriamo? Ecco, ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta. Puntini, puntini, l'essenziale è invisibile agli occhi. Questo è un regalo che mi ha fatto Daniele. Questo è un regalo che mi ha fatto Daniele, a cui tengo tantissimo, sia la rotta, me la sono fatto riparare da Daniele, e poi c'è anche quella dei miei genitori che ve ne ho parlato la scorsa volta, dove c'è una frase bellissima, abbastanza lunga, ma lo trovate nei vlogmas precedenti, andate a cercare che sicuramente qualcosa trovate, se no poi ve lo faccio rivedere. E mi mancava questo, solo che il cerchio non c'era, c'era solo il cuore, la frase era troppo. La frase, le tre parole erano parole molto belle che secondo me dovremmo avere tutti fissi in mente e quindi l'ho comprato. Anche perché erano 4 euro e mi hanno detto le ragazze che comunque dovrebbe essere una specie di acciaio, una cosa che almeno non diventa rossa. Io detesto quando le cose diventano rosse. Va bene, detto ciò, io me lo metto. Ma guarda quanto è carino, guarda! E comunque prima di andare mi sono appena ricordata, adesso lo indosso, ho dovuto togliere tutto l'ambaradan che bloccava il coso, che devo portare i due petrali a mia nonna. Quindi, dato che le porto anche le uova fresche, chiusura a calamita, guarda che carina che si nasconde tra i ciondoli. Ma guarda che bellino che è! Ma quanto sei carino! Certo, c'è un'abbondanza di cuori, ma per il resto, solo cuore amore. Ma quanto è bello! E comunque vorrei dire a mio marito che io sono una donna economica, 4 euro di bracciale, non so se mi spiego. Allora, a nonna gli mettiamo questi. Mai più cristallini del Lidl, attenzione, non, diceva che erano buoni per decorazioni natalizie, i biscotti natalizi si fanno nel forno. Se poi mi spiegano cosa non lo intendono, ma comunque. Allora.
Direi che ci siamo. Non è Natale senza i rosciè di mamma. E l'anno scorso mamma non l'ha fatti perché ha dato spazio a papà che ha fatto i secchielli di cioccolato. Ma quest'anno mamma è tornata in primis in carreggiata. E quindi ha battuto papà sul tempo, si è comprata gli ingredienti e farà i suoi rosciè. Semplicissimi ma così buoni. Quindi abbiamo cioccolata al latte, cioccolata bianca, cioccolata gianduia, mi pare questa. È gianduia, non è nera. No, giusto, fondente. Fondente, no, io ho chiesto. Nutella, che però noi compriamo quella dei coco, è buonissima. E cialde, noi abbiamo queste che sbricioliamo, ma qualsiasi cialda. E un attimo che mi stanno chiamando e non so chi è. Rieccoci qui. Dunque, esperimento di oggi. Mette il burro per fermare la carta forno. Si muove però, è vero. Non si muove. Che genialata. Ragazzi, seguiteci per altri consigli di Maria. Capelli attaccati fondamentali. Se no i capelli vanno ovunque. Pronti? Partenza, via! No, pomodori secchi, non venite in Calabria, state bene dove siete, non venite perché sennò rischiate di prendere 200 kg in un unico giorno. Si conza il pane, c'è un metodo di conzamento. Io voglio fare notare la differenza fra il mio mezzo panino e il panino di mia mamma. Lei ha 4 pomodori secchi in un panino, io ne ho 3 in un pezzettino di pane, giusto per comprendere. E tanti conzi perché l'aglio è buono quando si mette sott'olio, quindi no, differenza di cibo, eh. No, va bene. Metto subito il coso. Detersivo per i piatti. Sì, detersivo. Si fa così: quando hai una macchia, tu prendi il detersivo. Prendi. Dove le mani, mamma? La mini qua sopra. Spalmi e fai agire. Ma dai, ma sono io con tutto il grembiule fino a. Cioè, mi arriva fino a qua il grembiule. Cioè, come faccio a sporcarmi in un unico posto? E che fai? Non l'assaggi uno? No. Pure per l'occhio della gente. Che tanta nocciola. Ma
non siete appoggiati male di più. Dunque, io sto per prendere Benedetta e inizio a prendere gli altri ragazzi. Daniele è andato a prendere altri ragazzi dall'altra parte della città, perché stasera vivremo un momento della nostra famiglia più ampliata. Come hai visto poco fa, ti ho messo anche una piccola ripresa dei petrali, perché pomeriggio l'ho passato con mia suocera per fare i petrali con i fichi, che sono i nostri petrali originali, non quelli con la Nutella che faccio io. La mattina l'ho passata ai fornelli con la mamma, una mattinata ai fornelli e in famiglia. Ma continuiamo e finiamo, terminiamo questo vlogmas con la nostra famiglia allargata, che sono i nostri ragazzi e la parrocchia che con Daniele seguiamo. E viviamo un'esperienza bellissima che si chiama Secret Santa, che hanno proposto loro, ma te lo farò spiegare da qualcuno di loro. Quindi stai lì, mi raccomando, iscriviti se ancora non l'hai fatto e clicca la campanella che deve diventare scura, perché in questi vlog vedi cose che in altri vlog sono certa non vedrai. In particolare non vogliamo insegnarti né a pulire bene né a organizzarti bene la vita, ma a vivere bene la vita, che è differente, a gustartela, a scialartela. Ed io con Daniele, insieme a Daniele, me la scialo anche insieme a questi ragazzi, che mi fanno ricordare sempre la bellezza, perché è un'esperienza questa che loro hanno proposto. Ma ti lascio le clip, a dopo, ciao ciao. Io faccio una... allora, se c'è polvere bianca dentro non è droga, non è quello che pensate. Sono tutti in soffitto che cadono a casa mia. Non ti così. Perché non fai pure? Quello gli ho parlato, dopo il senso che è dentro. E gli ho parlato. Ok? Una volta detto, se nessuno crede nessuno, si va avanti. Sofia andrà dalla persona per farti il regalo, devi alzare e andarci e darà il regalo. Ok, chi pensa di essere uscita Sofia? Tutti quanti! Io perché mi chiamo Sofia! Io perché ci vogliamo rompere! Devi andare a ritornare, Daniele! Valeria! Io non mi metto la Valeria, dai! Ce l'avevo accanto, perché non avevo fatto tutto in giro? Vabbè, perché magari non l'aveva fatto in giro. Ah, pure Benedetta ha fatto tutto in giro. Mi ha detto che non la faccio in serie, che avevo la faccia. Scusa, girala verso la regia, grazie. Salve, no, non vi voglio prendere a padellate, è che devo un attimo mettere a cuocere le cotolette, che sono le 22:30 e noi ancora dobbiamo cenare. Comunque, accendo un attimo il fuoco e arrivo subito.
Andiamo a fuoco prima. Ok, tanto si riscalda la padella. Dunque, donzelli, donzelli del mio cuore, avrei voluto farvelo spiegare da uno di loro cos'è questo Secret Santa, ma ci sono stato un mix di emozioni e un mix di situazioni da vivere che la fotocamera pochissimo ha ripreso, perché davvero pochi attimi, perché il resto ce lo siamo solo vissuti e va bene così. Il Secret Santa è un'esperienza bella da vivere quando si è un gruppo di persone, perché noi un mese fa abbiamo estratto un nome, ok? Ognuno di noi, per il nome che è capitato, doveva far pensare al regalo di Natale. Ovviamente non era non doveva essere un regalo banale e scontato, doveva essere un regalo che parlasse della persona. Quindi in tutto questo tempo ci si è dovuti osservare in silenzio, capire l'altro, capire cosa necessitava e cercare di fare un regalo che comunque fosse... Basta, che sera! Un regalo che fosse mirato, no? Ecco, a me è capitata Giulia, una ragazza meravigliosa, sensibilissima, che sta vivendo un periodo un po' particolare, ma in particolare il regalo che le ho fatto è una sciarpa. Una sciarpa perché le ho anche detto poi a voce, questa sciarpa per me ha significato non solo darle qualcosa che so che a lei piace tanto usare in inverno, ma il fatto che quando la utilizzerà si ricorderà che per ogni freddo che arriverà nella sua vita ci sarà sempre il suo gruppo a scaldarla, ci sarò sempre io, Daniele e i ragazzi pronti a scaldarla, anche quando sembra che non ci siamo, che siamo tutti molto nelle nostre faccende affaccendati. E nel frattempo, scusatemi un attimo, abbasso un po', ok. E questo, a me è stata fatta una tazza, che vi farò vedere perché i regali ce li macchina Daniele. Daniele ancora deve rientrare perché ho dovuto andare a accompagnare dei ragazzi che abitano molto lontano rispetto al nostro luogo dove ci incontriamo. E io invece ho fatto una zona più vicina, diciamo, relativamente, però ho fatto anch'io un bel po' di giri e sono tornata un po' prima, perché li accompagniamo e li prendiamo a casa, perché molti di loro abitano davvero tanto lontano, non hanno macchina, e perché privarli di un'occasione del genere. Ed è stato bellissimo perché io non credo molto al caso, credo che tutte le cose accadano sempre per un perché, sono quelle che i miei ragazzi sanno, io chiamo Dio incidenze. Oggi ho visto due persone che una delle due ha fatto un regalo all'altra, e sono le stesse persone che a inizio anno ho visto avere anche qualche battibecco perché hanno un carattere anche molto simile, un modo di difendersi molto simile nella vita, e quindi sappiamo, no, quando i caratteri sono simili non è semplice relazionarsi, ed è stato bello come ho visto il notare l'altro di cosa avesse bisogno, cioè cosa piacesse realmente all'altro, nel senso è stato bello vedere l'abbraccio, è stato bello vedere, ho fatto qualche ripresa, emozionati alcuni di loro nel leggere il biglietto, gente che alla fine di questo scambio di regali è venuta e mi ha detto grazie. Tutto questo non è una cosa che ne era conoscenza, ok? Che ci può essere questa cosa così semplice magari, però bella da vivere. È questo, quindi nei nostri vlog vedrai anche queste cose qua, cose che vanno oltre l'ordinario, tante altre cose vedrai nel tempo, se rimarrai e ci seguirai con noi in questo cammino, tante cose vedrai che la nostra vita è piena di colpi di scena, non tanto belli a volte, che però abbiamo ben superato, ma anche bella di tante situazioni che non si trovano facilmente, quindi mi sento molto fortunata al riguardo. E niente, ed infine soprattutto la ripresa iniziale che ti abbiamo messo, ce l'hanno fatti i ragazzi perché hanno voluto per forza prendere la fotocamera in mano, ci hanno regalato la ring light e il cavalletto. E se sei qua per la prima volta non sai la storia, in due parole praticamente questi ragazzi volevano regalarci la fotocamera da cui io sto girando adesso il video, ma noi li abbiamo battuti sul tempo e ce la siamo comprata noi, anche perché mi sarei sentita una responsabilità addosso. Ti prometto che questi ragazzi non lavorano, vanno a scuola alcuni, altri vanno all'università, altri
ancora stanno lavorando, ma non guadagnano neanche tantissimo, perlomeno quello che guadagnano devono investirlo per il loro futuro, ma non hanno esitato un attimo a pensare a noi, a questo fatto che facciamo i video, perché loro sostengono che i nostri video fanno bene a chi li guarda, e ci hanno sostenuti. Li abbiamo preceduti, ci siamo comprati la fotocamera e loro ci hanno comprato cavalletto e ring light, perché non si sono arresi quando hanno saputo che ci siamo comprati la fotocamera, e ci hanno scritto un biglietto fantastico che abbiamo letto l'altra volta un po' di tempo fa, prima che ci arrivasse questo regalo, dove ci ringraziavano per tutte le volte che li abbiamo fatti sentire praticamente a casa. E sono felice perché questa attesa del Natale mi sta rivelando. Aspetta, devo spostare per forza perché devo cucinare, ragazzi, sennò poi non si mangia stasera. È un tempo di attesa che mi ha veramente stupito. Mi ha stupito la bontà di Filippo, che ci ha voluto aiutare come canale YouTube. Mi ha stupito tutto questo amore di questi ragazzi, questa riconoscenza, questi sentimenti belli di cui noi non pensiamo siano capaci i nostri ragazzi, invece non è così. È comunque vero che a pranzo pane e pomodori secchi, ma stasera Valeriana è cotoletta allo stile, ragazzi. Cioè, che non si dica che non mangiamo leggero. Ma quanto adoro io questa Valeriana del Lidl? Non gli entra di dito, sicuro, al 100%. Questi qua, questi sotto sono più larghi. Quindi... Ti devi muovere, che sono le ore 23. E io c'ho sonno. 200 kg. Sembra impossibile, finché non viene fatto. Nelson Mandela. Il cioccolattino. Daniele, il penultimo. Oh. Non devi entrare lì, manco qua. Che cos'è? Dacci il cioccolato with a tiramisu flower at the center. Questo non ce l'ha mai capitato, forse. Arriveremo in Interia il 24. Manca solo un giorno. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati alla fine di questo vlogmas, che è stato un vlogmas pieno pieno di momenti molto belli. Pieno di, vero? È stata praticamente l'incarnazione del come si chiama? Del bracciale che mi sono comprata e che vi ho fatto vedere a inizio vlog. Vivi, ridi e ama, perché abbiamo vissuto, abbiamo sorriso tanto insieme ai ragazzi, ma anche insieme comunque nei momenti in famiglia che abbiamo passato oggi, e abbiamo soprattutto tanto tanto amato. Quindi noi ti salutiamo, speriamo che anche tu riesci a vivere questa bellezza, una parte di bellezza nella tua vita, giusto? Sì? Vuoi dire qualcosa alla gente? Capito? Sì. Ecco. E Daniele è pure rimasto molto emozionato dei ragazzi. Sei rimasto emozionato? Certo. Perché secondo me facciamo così? No, io mi emoziono tanto. E niente, ci vediamo domani. Ricordatevi di iscrivervi. Ecco, infatti. Ricordatevi di iscrivervi al canale. Sì, negli occhi sono andati. Allora iscrivetevi al canale. Cliccate la campanella, che deve diventare scura. Scura. Perché se no le notifiche non vi arrivano. E poi come facciamo se non vi arrivano? È un problema. Facciamo noi. Irma, questo è per te, è un problema. Noi, come fate voi, come facciamo noi tutti insieme, come fa tutto il mondo senza le nostre notifiche? Ma state scherzando, ragazzi, cioè qua poi diventa un caso mondiale. Ma soprattutto devono commentate, perché commentate, perché così interagiamo. Ormai i movimenti sono questi, secondo me arriviamo alla fine dei video, incomincia la persona a fare così. Sì, secondo me possiamo fare un gioco al cioè tipo interagire, va bene, mettere like, Daniele è un deficiente. Valeria una santa. Faccio la brava. E quando fa girare la testa mia. Ce l'ho messo Valeria. Ce l'ho messo Valeria. Ho il braccio in concreto. Non ridere, perché se ridi poi escono le riprese tutti. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Io ho male il braccio. Il braccio. Ho resistito però. Cliccate la campanella che deve diventare scura. Commentate perché dobbiamo interagire.
Ci vediamo domani. Come sempre, ci vediamo domani. Come sempre, un buon un buon Natale, come dicevi l'altro giorno. Dai, che sto stancando. Un buon tutto e soprattutto scialatela nonostante tutto. A presto, ciao.